Media Gol. Approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio. Una sconfitta che brucia, però a mio avviso la prestazione non è male. No, una prestazione diciamo buona, comunque abbiamo fatto una buona partita, siamo entrati in campo con la giusta attenzione, con la giusta voglia di far bene, sappiamo che non veniamo in un momento facile, volevamo reagire. Purtroppo anche oggi è andata male, forse potevamo raddrizzarla anche nel finale, però diciamo che oggi penso che la partita sia stata caratterizzata un po' dagli episodi. Come si esce da questo trend di 5 sconfitte consecutive? È dura, però dobbiamo stare uniti, testa alta e metterci ancora più attenzione, più determinazione e ripartire già da sabato con una grande partita che ci aspetta e sono sicuro che possiamo ripartire alla grande. A mio avviso hai fatto un'ottima prestazione, quel colpo di testa che ha preso la traversa poi insomma forse... Sì, purtroppo io lì ero sono andato un po' sbilanciato, ma sbilanciato Palacio. Fortunatamente per me non è entrata, però dispiace per quello che è uscito, per la sconfitta di oggi. Che umore c'è nello spogliatoio? Ma sicuramente siamo tutti dispiaciuti per la sconfitta, ma consapevoli che possiamo comunque ripartire. Ascolta, 4 sconfitte consecutive, però non avete dimostrato di essere tutt'altro che una squadra in crisi, molto autorevole. Sì, è vero. Comunque cerchiamo sempre di esprimere il nostro calcio, di esprimerlo al meglio e purtroppo è un momento dove non ci va tutto per il verso giusto e paghiamo con le sconfitte. Ecco, del Genoa cosa pensate? In una partita che forse nessuna delle due meritava di perdere. Sì, è vero, forse poche occasioni, molto tatticismo forse, però alla fine hanno vinto loro e noi andiamo a casa con una sconfitta rammaricati. Gli spogliatoi Serse Cosmi cosa vi ha detto? Ma niente, parleremo in settimana. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.